Signori, ben ritrovati. Siamo circa ormai a metà del calciomercato, manca una settimana all'inizio del campionato. È giusto che mi faccia sentire perché sono successe un pochettino di cose. È passato più di un mese dalla finale di Champions League, dove avevo fatto il video, commento il giorno dopo alla partita. Devo ancora sistemare alcune cose per la postazione, poi per il campionato direi che ci siamo. Allora, partiamo da Lukaku che... Allora, io qui non voglio spendere neanche troppe parole perché non voglio dare la colpa a Zhang piuttosto che, cioè, ovvio che la colpa per come si struttura il mercato ogni anno è di Zhang che ha le pezze al culo e che a suo tempo non ha venduto quando doveva. Però al signor Marotta e al signor Ausilio io cosa devo andare a dire? L'unica cosa per cui li colpevolizzo è non aver avuto un piano B, perché diciamoci la verità. Non è che noi cadiamo dal pero, cioè se la situazione Lukaku ad oggi è questa, nel senso che lui si era accordato, ha provato ad accordarsi con la Juve, che già di per sé è una cosa inumana, è una cosa già, cioè accordarsi con la Juve è una cosa inumana, soprattutto se hai giocato nell'Inter, anche viceversa, ma poi ci arriviamo, e quindi cioè, non avere un piano B. Piuttosto che accordarsi col Milan, piuttosto che insomma, ma non avere un piano B, perché Marotta e Ausilio secondo me non avevano un piano B, loro hanno pensato che Lukaku gli avesse dato appunto la parola, il patto di ferro come l'anno scorso e che avrebbe certamente fatto ritorno all'Inter dopo l'accordo con il Chelsea, perché l'Inter di fatto aveva raggiunto l'accordo con il Chelsea per questi 40, 35, quelli che sono, perché poi le cifre esatte non mi interessa, perché il mercato per me è una cosa che proprio mi fa accapponare la pelle, prima finisce meglio è, e quindi diciamo che la cosa Lukaku, cioè Zhang, la situazione è quella che è, questa volta potrei dare un po' più di colpe al signor Marotta e al signor Ausilio, che comunque stanno cercando di fare una cosa, stanno facendo un mercato per gli strumenti e i mezzi che hanno eccezionale, come sempre. Siamo messi da panico con la storia portiere, manca un difensore, manca ancora un centrocampista. Io mi auspico, ragazzi, perché ci sono le vedove, chiamatele come volete, di Sensi. Io voglio che Sensi faccia parte della rosa dell'anno prossimo. Se, dico se, io non te lo auguro perché, ragazzo mio, tu hai avuto una sfiga in continuazione, hai avuto delle sfighe proprio, ma c'hai un talento addosso che a me fa innamorare quando i primi mesi all'Inter lo vedevo, andava a palla al piede, dribblava, punizioni, tiri da fuori, fatto dei gol di testa anche. Io vedevo delle cose allucinanti, non solo io le ho viste, e tuttora penso che Sensi sia uno dei migliori centrocampisti italiani. E quindi questo non me lo toglie dalla testa nessuno. Se si dovesse per assurdo rompere o avere degli altri problemi, abbiamo in casa anche un certo signor Fabian, che è giovane, ok, ha fatto la Serie B, però dico, voglio dire anche la verità. È uno che potrebbe lamentarsi nel stare lì nel suo, giocare qualche spezzone, iniziare a fare qualche esperienza, magari in Champions, stai vincendo contro una piccolina. Per me no, quindi cioè, non vedo tutti questi grandi rischi. Certo, all'Inter manca un centrocampista fisico, sarebbe stato perfetto, diciamo, un Milinkovic-Savic, anche se non sa difendere. All'Inter manca un interditore, sarebbe stato perfetto un Kessié, anche se c'è comunque Barella che sa fare tutto. Çalhanoğlu ha imparato anche un po' a difendere. Diciamo che quella figura doveva essere Gagliardini nelle sostituzioni, ma se Dio vuole, se n'è andato definitivamente. Quindi, questione portieri, siamo senza, ad oggi siamo solo col terzo portiere. Quindi qui devo fare un appello veramente, cioè Zhang, veramente, cioè per 2 milioni di euro che abbiamo ripreso Acerbi a 4 milioni, che non ci ha fatto lo sconto nessuno, perché noi siamo quelli che svendiamo e non ci fa lo sconto mai nessuno. Per 2 milioni di euro stai, come si dice dalle mie parti, plumando per non arrivare a Sommer, che siamo senza il portiere oggi. Che giorno è? Il 23 luglio oggi? Che giorno è? Sì, oggi è il 23 luglio. Siamo senza portieri. C'è solo Di Gennaro, stiamo andando in tournée in Giappone con solo Di Gennaro. Trubin arriverà? Non arriverà? Non lo so. Io sinceramente avrei preso piuttosto un carne secchi, che credo che sia un anno più giovane o un anno più vecchio, se non mi ricordo, è italiano, insomma, da farlo crescere sotto la guida di uno come Sommer,
e comunque anche Di Gennaro, seppur non essendo un fenomeno, c'ha la sua età. Io un Carne Secchi l'avrei preso in italiano, visto che stiamo creando anche questo nucleo ormai di italiani. E vabbè, è la questione portieri. Manca un difensore, mancherebbe. È la punta, la questione punta. Io voglio dire una cosa. Spero che non arrivi Morata, perché già con Lautaro, che insomma dovrebbe essere la punta di diamante, ma che considero sempre una mezza punta, per me ha fatto quel salto di qualità. Ancora manca qualcosina, la maturazione definitiva, 27 anni, anche se ha vinto tante cose, il mondiale, il campionato, le coppe, la Champions sarebbe stata la consacrazione definitiva, ma siccome Lautaro lo considero una mezza punta, che farsi 20 gol in campionato stagione, si è messo a fare 20 gol, ma c'ha di quelle pause, che ci vuole uno di fianco lui, che faccia almeno 15 gol. Voi direte: sì, ma Morata, sono state le stagioni che ha fatto 15 gol, forse due, forse, in campionato parlo io, non totali, in campionato, forse due, anzi forse in campionato non so se gli ha mai fatti 15 gol, ma tecnicamente mi piace anche come giocatore, sarebbe perfetto da affiancare una punta, un bomber in un attacco 2, nel 3-5-2 si sposa come il pane, come, scusate, come la mortadella con le cipolline, o insomma come il pane con il salame, ecco, perché diciamola così. Ma non è quello che serve a noi, secondo me. Se stanno tenendo il colpo in canna per un Balogun, che è una scommessa, però ha fatto 21 gol in Liga, piuttosto che qualcun altro, ben venga. Ma ad oggi, con Correa forse partente, spero anche qua, io faccio una preghierina tutte le sere perché vada via anche Correa. Ad oggi, se consideriamo che Correa potrebbe essere partente, quantomeno nell'idea dell'Inter, e l'idea è quella di strigarlo, di mandarlo via, abbiamo due attaccanti. Ad oggi abbiamo due attaccanti. Abbiamo fatto delle monetizzazioni vendendo tanti giovani più gli esuberi. Io non so se adesso stanno tenendo il colpo in canna. Non vorrei ritrovarmi, finita questa tournée, i primi di agosto che mi annunciano un Alvaro Morata, perché lì altro che accapponarmi la pelle. Poi la questione Cuadrado. Qua c'è una divisione. Quando io ho visto la notizia, veramente lì mi sono, cioè, rabbrividito è un eufemismo. Perché comunque, come dicevo prima, il passaggio dall'Inter alla Juve è una blasfemia, ma il contrario per uno juventino è la stessa cosa come per noi, eh. Voglio dire, tanti anni di juventinità, di juventinismo, chiamiamolo così, per Cuadrado, che per me rappresentava proprio la Juve. Cuadrado era la Juve, la disonestà fatta giocatore quando vedeva noi, faceva gol solo contro di noi, simulazioni, rigori inesistenti. Poi tecnicamente è un grandissimo giocatore, non c'è mica niente da dire. Cioè, è sempre stato uno dei terzini esterni perché ha fatto più ruoli, una volta giocava anche ala, credo. Un giocatore veramente molto forte. Se parliamo dal lato tecnico, sono contento che sia arrivato perché si sposa alla perfezione in questo modulo. Ovviamente, però io personalmente io non ho ancora messo nessun like, nonostante abbiano fatto una presentazione Inter Media House spettacolare come tutte quelle che fanno dei nuovi giocatori. Io non ho ancora messo nessun like ai post di Cuadrado, quando c'è lui insieme agli altri in alcuni post Instagram, ok, le foto in generale sì, ma unicamente dedicato a lui io non ho ancora messo nessun like. Quando sul campo mi farai vedere che avrei acquisito, che avrei fatto la tua redenzione, avrei acquisito l'interismo e mi farei vedere delle cose belle anche sul campo, poi possiamo parlarne. Ad oggi la situazione è questa qui, siamo indietro, abbiamo fatto tante cose buone, Frattesi, poi vabbè dovrei parlare anche di Brozovic svenduto praticamente, ci sarebbe da parlare di tante altre cose, adesso vediamo se riesco a fare altri video in questi giorni. Siamo messi così al 23 di luglio, diciamo con tante cose buone, ma tante cose ancora non buone, come succede poi tutti gli anni, come l'anno scorso, la cosa di Bremer, aspettare Dybala è qui e tira sull'euro da là e il centesimo da qui. Vabbè, ragazzi, iscrivetevi, commentate, ditemi la vostra, come sempre, forza Inter.